tenevo 12 anni, ancora non ero neanche convinto di 12 anni, che era a settembre, e 12 anni faceva a dicembre. Caricava le pietre, papà mi scaricava e mamma mi scaricava, e io con la mula caricava. Io sempre che riesci sempre a cavare, mai per terra. Mi fece scaricare il mulo e mi scaffava una pestata su panorama. E mi venne a alzare mio zio Randerra, che un fratello di papà. A settembre che arrivò qui, a gennaio morse. Una morte improvvisa proprio. Questi giorni ricordo proprio che poi mio zio per me era una pazzia, tanto come voleva bene che sera, come voleva bene la tana alla mano. Che ricordi hai della guerra? La guerra mi sembra nasconda a certe parti dagli ruscelli che c'erano spiando, io mettermi sotto. E un cugino di papà che si mannaggia, che si mette a mangiare tutto il vuoto solo. Che cosa è il vuoto solo? Vedeva sempre le luci che passavano, eppure gli militari, che noi eravamo tutte e tre bionde, tre sorelle, e uno faceva, questa è la Russia, cioè che noi eravamo la Russia, che eravamo tutte bionde. E a che età hai iniziato a lavorare? Che età? Forse già 10 anni, pure che ce n'è una pure. A me poi mi piaceva sempre, mi piaceva quando la tana seminaia, io sempre avevo preso i pugni e seminava pure lì. E che lavoro facevate? Contadino. Ma noi vogliamo sapere i momenti della tua vita, i più felici e i più tristi, quali sono stati? Un figlio di mia sorella, faceva il carboniere, e aveva la chiamata che non stava bene, la chiamata che non stava bene, poi facendo il resto che era morto, un incidente. Suonava la sirena, allora c'era un autotreno, mi ne avevo nato, andava una croce strada. Lorenzo che era piccolo, adesso Lorenzo era scioccato proprio, era morto alla fronte. La gente era tutta che cabotti attorno. Invece ne avevamo abbracciato Lorenzo, che era piccolo. Quindi era morto, non facevamo niente più. Dopo fu questa che era la torre. Questa si abbracciava Lorenzo, la zingara. Vado a pigliare una cosa alla bottiglia, vado a cattare il gelato, vado a cattare... E che erano tutta qui, quindi era troppo cinino, eravamo scioccati. E invece qualche momento felice della tua vita? Quando sono nati i figli, sono meglio l'altro. Quando siamo sposati, grazie a Dio, ho fatto un matrimonio troppo contento. E racconta, com'è stato il matrimonio? Che non era una pantera, era che cabotto mi qua, ma la torre se ne sa che offre. Siamo stati a Potenza, abbiamo fatto la settimana a Potenza, poi c'era una visita a Pompei. Questo è tutto. E tutto meglio, ma tanto c'era più un'armonia, tutto t'accucciasse bello, tutti gli parenti, tutto mo più quasi ognuno più in casa sua, più assai meglio prima. Io ero uno, io ero l'altro, ne dormo sempre, ma mondo, chi ti aiuta, mondo, guardami che bacio. Che cambotto, in genere 3-4 numero famiglie. La famiglia nostra era meglio guardianisca, gli nonni, gli bisnonni, io, fino a che era grossa, sono stata sempre col principe Doria. Poi c'era la famiglia degli abbandisti, che erano i briganti, sì.
tenendo ogni casa rasupo fino a un giorno, se non c'è una catena di casa che ancora non c'è. Quando fanno strada, sicuro di carbonieri, se non avevano capito che era da scendere rasupo, che avevano trovato, pure se non c'era rasupo, scendere sotto se non c'era rasupo. Loro se c'erano buoni, gli briganti, lasciarono soldi, lasciarono ore. Se si male uno, era un'altra famiglia che ho occupato. E quindi ci aveva raccomandato a chi lo portò a mangiare, che voleva fare così, voleva fare con lui, sempre in chiusa già. E quindi quando picca picca ci vuole un trattato buono, quando venne mio frate, voglio fare così, voglio fare con lui. Quelli che erano con un capriccio. Quello con lo fusillo, il pignano, sopra l'orecchia, era nuota in auto alla capa. È morso. E dopo lo c'era, non posso andare a morire, c'era sotto i ciclucchi. Non c'era una fontana, che non c'era neanche la fontana, neanche. Non posso andare.